Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. In questo veloce video andiamo a vedere come fare per comprare e vendere azioni su Trade Republic. Ieri ho fatto un account per il semplice fatto che ti regalano un'azione. Quindi in sostanza, a fronte dell'apertura del conto, che vabbè è semplice, c'è una guida sul mio blog, dopo andiamo a dargli un'occhiata veloce, e un deposito di 50 euro minimo, viene regalata un'azione. Quindi molto bello, andiamo anche a capire cosa mi è arrivato e qual è il range di valore delle azioni che si possono ricevere. Quindi partiamo, andiamo direttamente all'interno del blog, possiamo vedere qua c'è la guida è molto semplice ragazzi, l'azione come si apre, a me piace molto fare guide precise e puntuali, quindi ci sono screenshot di tutti i tipi, andiamo giù, vediamo che c'è la verifica dell'identità, come fare, come non fare, degli esempi di cosa, come mettere la carta d'identità, eccetera eccetera, la posizione eccetera eccetera, fino in fondo, dove possiamo vedere che mi è stato omaggiato. Ah, attenzione ragazzi, a un certo punto vi chiede il codice affiliato da inserire è il seguente: BQK5M859, ripeto BQK5M859, se no non riceverete l'azione gratuita ragazzi, Andiamo alla fine, Giacomo ha ricevuto un'azione di Netflix, infatti ieri se avete visto gli shorts su YouTube e su Instagram mi stavo vantando tantissimo di questa cosa, ho detto beh, è spettacolo. Il range è da 5 a 200 euro dell'azione che si può ricevere, Netflix vale più di 200 euro, mi avranno dato parte di un'azione che vale parecchio. In realtà poi sono andato, possiamo anche andare a vedere adesso nella dashboard di Trade Republic, e c'era qualcosa che non mi tornava, perché avevo 9,60 però Netflix e non capivo. Alla fine ragazzi cosa è successo? È successo che mi hanno dato una frazione di Netflix pari allo 0... andiamo a zoomare bene così capiamo, 00285, che equivale a 9,60 euro, quindi diciamo che dal minimo di 5 al massimo 200 l'azione di 9,60 euro, poteva andare molto meglio, poteva andare un po' peggio, quindi in realtà c'è andata veramente male in linea di massima, perché ho visto girare video di gente che ha preso un 0,11 di Tesla, quindi circa 100 euro di azione, ma vabbè, se lo fate ragazzi, se aprite un account, fatemi sapere assolutamente nei commenti cosa prendete, perché a questo punto non vorrei che fossi veramente stato sfortunatissimo io. Detto questo, andiamo all'interno della dashboard, perché già che ci siamo, facciamo un acquisto e una vendita, così vediamo come funziona in maniera molto semplice e veloce. L'acquisto costa 1 euro, c'è 1 euro di commissione che è veramente assurdo, perché su Fineco fare questa operazione costa 19 euro, ok? Quindi io posso impostare anche un acquisto ricorrente, dopo vedremo come si fa, e mi costa 1 euro. La cosa brutta ragazzi, ve la metto già in conto adesso, è che non fa sostituto di imposta, ok? Di conseguenza tutti i capital gain dobbiamo arrangiarci noi a gestirceli col commercialista, esattamente come DeGiro, ok? Questo invece Fineco lo fa per conto suo, quindi noi non dobbiamo preoccuparci. Quando ci arrivano i dividendi o vendiamo delle azioni nelle quali abbiamo guadagnato, viene già trattenuto al 26%, e quindi Fineco fa da sostituto di imposta. In questo caso dobbiamo arrangiarci con un commercialista. Ma allora, possiamo depositare dei soldi o prelevare dei soldi, entrambe le cose vengono fatte da e verso un conto corrente che possiamo gestire noi e che non apro perché sennò si vedono i miei dati personali. Però appunto possiamo andare qui e vediamo che c'è Amazon, Tesla eccetera eccetera eccetera, anche qualche cripto. In questo caso noi possiamo comprare con 50 euro, andiamo a comprare un'azione di AT&T, esatto, eccola qui. Noi abbiamo un market price di 23,25, possiamo dirgli ok, compra un'azione, e possiamo dirgli review order, buy now, e quindi poi la compra. O altrimenti ragazzi, cosa bellissima, possiamo creare un saving plan, quindi possiamo dirgli: ogni quanto vuoi comprare? 2 volte al mese, mensilmente ogni 3 mesi. 2 volte al mese all'inizio e alla fine. Mensilmente è l'unico che mi dà delle opzioni, mi dice vuoi all'inizio o a metà mese, ok? Quando andiamo avanti chiaramente possiamo dirgli quanto comprare e lui si regola di conseguenza. Quindi questa è veramente una cosa bella, considerato sempre appunto che il costo è di 1 euro. Nel nostro caso siamo qui, possiamo scegliere di comprare a mercato, in alternativa andando qua possiamo fare un ordine limite o possiamo fare un ordine stop. Ovviamente cos'è l'ordine limite? L'ordine limite è se il titolo scende mi parte l'azione, perché se io metto ad esempio vale, metto 29,
Lui qua mi dice: guarda Giacomo, sei un po' sciocco, perché l'ordine lo farà subito, perché hai messo un ordine superiore a quanto vale l'oggetto, mentre l'oggetto è l'azione. Mentre se metto 25, no scusate, vale 23, se metto 21, ok, quando e se arriverà a 21 partirà l'ordine. Qua posso decidere se è buono per un giorno o per un anno. Faccio partire, andiamo a vedere, faccio al mercato, così parte subito. 1, review, buy now, con obbligazione a comprare, compro, piazzato, faccio, torno nel mio portafoglio e vedo che ora ho TNT. Ora, siccome voglio venderlo subito, vado qua, faccio sell, anche in questo caso l'opzione di vendita limite stop order, dico una, perché ne ho una, review, sell, ordine piazzato, torniamo qua e vediamo che ho perso un euro. Perché? Perché ho perso un euro, è la commissione. Di conseguenza, ragazzi, sappiate che l'un euro di commissione ci sta, è giusto, è corretto. Questo, ragazzi, è quanto per la vendita o l'acquisto dei titoli su Trade Republic. C'è anche una bella finestra qua, c'è una bella pagina di ricerca, si può scegliere per nazione, per settori, anche per indici, per stock, per cripto e per ETF, quindi possiamo acquistare qualsiasi cosa vogliamo, gran parte delle cose che ci possono venire in mente ci sono. Il mio pallino è Coca-Cola, che ovviamente non poteva essere assente, c'è, e quindi ragazzi trovate assolutamente quello che volete. Questa è la mia recensione veloce di Trade Republic, ragazzi. Se volete iscrivervi per vedere che azione vi capita, vediamo se vi riesce il colpo di fortuna dell'azione da 200 euro, oppure no, fatemelo sapere, in caso vi ricordo che il link per farlo è questo. Quindi BQK5M859, ragazzi, BQK5M859, ricordatelo. Ragazzi, alla prossima, ci vediamo, ciao ciao!